Nuovo successo per Vega. Il razzo europeo, costruito a Colleferro da Avio, ha completato con successo la sua 8ª missione, mettendo in orbita, a 700 km di altezza, il satellite turco Gokturk 1. Il volo è partito dalla base spaziale di Kourou, in Guyana francese, il 5 dicembre alle 14.51 ora italiana. Rimanendo in tema di lanciatori, sempre nella giornata di ieri, la NASA ha rivisto i piani di volo della Exploration Mission 2, a bordo dello Space Launch System, il futuro sistema di lancio e trasporto NASA, al fine di garantire agli astronauti maggiori condizioni di sicurezza. La Multi-Translunar Injection Free Minimum Mission prevede una riduzione della durata della missione e il compimento da parte della navetta Orion di un'orbita attorno alla Terra, prima di lanciarsi verso la Luna. Ciò permetterà di testare i sistemi vitali e abortire facilmente la spedizione se qualcosa dovesse andare storto. La navetta Orion volerà poi su una traiettoria di ritorno libero intorno alla Luna, che non richiede un'ulteriore accensione del motore. Confermato invece il piano di volo della missione inaugurale di Orion, la EM-1, prevista per il 2018, al fine di testare le prestazioni della navicella e del sistema di lancio, prima del suo utilizzo con astronauti a bordo nel 2021. Il successo dell'Exploration Mission 2 consentirebbe la pianificazione di missioni con equipaggio sempre più ambiziose, anche oltre l'orbita lunare.